Qui con Matteo Viglietta, uno dei protagonisti del match tra Fossano e Cuneo, finito 2-0 dopo il 2-1 dell'andata, siete riusciti a passare il turno, soprattutto a dar fede alle ottime prestazioni in campionato, segnando, vincendo, portando a casa la vittoria e la rete inviolata. Ti chiedo, com'è stata questa partita? Come l'hai vissuta? Siamo stati subito sul pezzo dal primo minuto, abbiamo giocato bene, abbiamo lottato su tutti i palloni e alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato, quello che volevamo, vincere, anche se bastava un pareggio, comunque noi volevamo una vittoria. E diciamo, siamo riusciti al nostro intento e abbiamo passato il turno. Sei a quota 3 gol, tra l'altro spesso dalla panchina, no? Perché dai manforte nel secondo tempo. Ti chiedo se questa tua propensione al gol poi dalla panchina può essere un vantaggio per la squadra a lungo andare anche nel campionato. Ah, sicuramente può essere una carta in più, diciamo, però sono felice di dare comunque un contributo se dalla panchina al primo minuto e spero di continuare a segnare anche entrando alla panchina. Tra l'altro sei uno dei giovani che è cresciuto qui nel Fossano. Ti chiedo emozioni particolari nell'affrontare queste partite in prima squadra, ad esempio anche contro una squadra come il Cuneo in Coppa Italia, e dare il tuo contributo. Ah, sicuramente diciamo, è sempre un'emozione entrare in campo, poi giustamente sono giovane, quindi magari avevo un po' più di ansia all'inizio, però come entro in campo passa tutto, non ci si pensa e si pensa a giocare, basta. Ultima cosa, poi ti lascio tranquillo. Domenica affronterete l'Acqui dopo due partite con l'Uese e Pro Villa Franca molto intense. Ti chiedo che avversario ti aspetti, che avversario vi aspettate? Ah, sicuramente è un avversario molto forte e noi dovremo riuscire a fare la nostra partita, continuare a giocare come stiamo facendo e prima o poi riusciremo a fare questi 3 punti e a portare a casa i risultati. Grazie mille. Niente.